standard Liege surclassato sul campo del Dundee United dopo lo 0-0 dell'incontro d'andata. Il Dundee con una doppietta per tempo ha fatto 4-0 definitivamente. La formazione scozzese si qualifica dunque per il turno successivo. Doppietta di Milne nel corso del primo tempo. Ecco il primo gol al 26esimo. Sarà lo stesso Milne a realizzare il secondo gol al 44esimo del primo tempo. Intanto abbiamo rivisto l'azione della prima rete, un bel colpo di testa andando incontro alla palla. Stiamo seguendo adesso l'azione che porterà al secondo gol, una serie di batti e ribatti con posizioni di fuorigioco nelle quali i giocatori dello Standard tentano di mettere i giocatori avversari, non ci riescono, è un po' l'arma a doppio taglio del fuorigioco a tutti i costi, che questa volta lo Standard ha pagato. Ecco, vedete che Milne si trova tutto solo e riesce a battere il portiere avversario. In altre circostanze, forse lo ricordano un po' negativamente i tifosi juventini, la tattica dello Standard si era rilevata piuttosto efficace. Ed ecco, ancora delle squadre belghe in generale si è rivelata piuttosto efficace. Vediamo ancora il gol di Milne, il gol del 2-0 proprio alla fine del primo tempo, 3-0 in apertura di ripresa per merito di Egarty. Dundee scatenato, senza Rubes lo Standard Liegi, battuto per 4-0 e quindi eliminato agli ottavi di Coppa dei Campioni. Il quarto gol realizzato da Dodds, sempre nel corso del secondo tempo, al 23esimo minuto, per il 4-0 del Dundee sullo Standard Liegi. Ecco l'azione del quarto gol del Dundee. Gli scozzesi sono andati molto bene in un doppio confronto che li opponeva alle formazioni belghe in Coppa dei Campioni, in Coppa delle Coppe. Vedremo più avanti gli esiti dell'incontro di Coppa delle Coppe. Ecco ancora l'azione di Dodds per il quarto gol.